questa può sembrare una sfida impossibile, può sembrare un po' una sfida contro ogni pronostico, però credo che tante volte nella vita, se tu hai la curiosità di capire come poter sviluppare un determinato progetto, magari trovi una strada alternativa che nessuno aveva considerato e che ti porta a credere che quella, che quel determinato orizzonte possa essere tecnicamente raggiungibile. Io so benissimo che preparare molto bene un Ironman significherebbe dedicarsi forse una stagione sola, non basta, con grande attenzione alle tre discipline sportive che appunto mi vedranno impegnato a Kona, sia nel preparare il nuoto, nel preparare la frazione in bike, come quella con la carrozzina olimpica. Però sono convinto di aver comunque costruito una base di resistenza attraverso l'allenamento che ho fatto in preparazione ai giochi di Greenville, che mi darà un ottimo punto di partenza e che con grande attenzione io dovrò cercare di amministrare e mettere al servizio di gesti tecnicamente diversi, ma che comunque hanno più di un punto di contatto, perché farò comunque tutto quanto con le braccia. Il mio sogno sarebbe, ma tanto al massimo tocco ferro, il mio sogno sarebbe quello di stare di un secondo sotto le 10 ore. Alex Zanardi, una nuova avventura quasi ai confini della realtà, come nasce questa idea? No, beh, ti ringrazio perché la tua domanda contiene anche una, o sottintende una grande attestazione di stima che forse non merito così tanto, perché è vero che è una prova molto complicata. Partecipare a un Ironman è certamente una sfida molto molto impegnativa, lo sarà ancora di più perché è quello di Kona, quindi il caldo complicherà le cose. Però io sono convinto che tecnicamente ci sia il modo, che anzi forse per un atleta diversamente abile come me sia anche un po' più semplice rispetto a coprire quelle distanze enormi con le proprie gambe, perché l'ultima frazione in particolare, quella della corsa, ragazzi, una maratona è una sfida impossibile, già fare 42 km e 195 metri, pensa a farle dopo averne fatti 180 in bicicletta e 4 di nuoto. Io ho le ruote, quindi quelle aiutano. Il suo esempio è certamente una lezione di vita un po' per tutti. Come può essere da esempio anche per un campione come Schumacher, che certamente ha conosciuto e che ora si trova a vivere un'esperienza piuttosto difficile e con un lungo recupero? Ma quando mi dicono di essere un esempio mi sento lusingato, ma io non sento di dover né reclamare il diritto né tantomeno avvertire la responsabilità di essere questo per gli altri. Io faccio la mia strada, se qualcuno lungo questo cammino mi rivolge un complimento e dice per me sei stato importante in una particolare occasione e circostanza della mia vita, io non posso far altro che alzare il cappello e ringraziare, però non sarei credibile se recitassi una parte convintamente o decidendo di voler essere questo per gli altri. Io sono Alex Zanardi, sono un uomo molto fortunato a cui la vita ha offerto la possibilità di trasformare le proprie passioni in un mestiere. Certo, non mi sono arreso in un momento che poteva sembrare anche perfetto per soccombere, ho continuato a fare delle cose. Se c'è qualcuno che magari mi ha preso come punto di riferimento per trovare lo spunto, per ripartire, per dire se lui ha fatto questo anch'io posso, beh, questo mi lusinga tantissimo, ma è il risultato che quella persona ha ottenuto dal suo primo tentativo che poi magari lo ha incoraggiato a rilanciare, a fare altro e che in ultima analisi forse magari gli ha anche risolto i problemi della vita. Quanto conta anche il sostegno degli affetti per mettersi sempre alla prova con nuove sfide? Credo che sia fondamentale, però credo che sia anche una cosa abbastanza reciproca, insomma aiutati che il ciel t'aiuta. Io forse ho ricevuto tanti complimenti, il più bello me lo fece mio nipote, perché dopo una giornata in cui per lui e per il suo fratello, per mio figlio, per i suoi amichetti, ero stato lo zio di sempre, simpatico, divertente, burlone. Poi al papà ha confidato alla sera: io da grande voglio fare due cose, una voglio guidare una Ferrari, l'altra voglio essere senza gambe come lo zio, perché lui forse pensava che quello fosse il segreto della mia simpatia. Ecco, in quel momento io ho capito che anche se la situazione era abbastanza propizia, non ero diventato un arrabbiato con la vita, anzi per i bambini, che sono lo specchio della verità, ero rimasto la persona di sempre. È stato un momento bellissimo, ma credo di poter reclamare qualche merito in questo se ho delle persone attorno che mi vogliono bene, no? Quindi
loro mi danno la forza di elargire affetto, ma ne ricevo tanto in cambio, per cui ecco, ho sentito una frase l'altro giorno che l'ha detta Fabio Volo, che è una persona che stimo tantissimo. Ha detto: qualsiasi cosa che facciamo per gli altri senza chiedere niente in cambio diventa nostra per l'eternità. E credo che sia un po' così.